Era fermo sul ciglio della strada che collega Nociglia a Surano per raccogliere le verdure della campagna quando è stato travolto da una Fiat 500 guidata da una donna 78enne che lo ha colpito in pieno. Si tratta di Luigi Micocci, 83enne, originario di Botrugno. Per l'uomo ancora vigile all'arrivo del 118 non c'è stato nulla da fare. Trasportato d'urgenza presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce, il suo cuore ha smesso di battere poche ore dopo le cure. Secondo i primi accertamenti condotti dai carabinieri di Nociglia, la donna non si sarebbe accorta della presenza dell'anziano, la cui salma è ora nella camera mortuaria del nosocomio leccese a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il divertimento è una cosa seria. Attilio Romita nel Salento per moderare il 30° congresso nazionale organizzato dall'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e Spettacolo. Due giornate, quella di ieri e quella di oggi, ricche di illustri interventi. A discutere di qualità, sicurezza, regole e controlli del divertimento notturno, il prefetto di Lecce Giuliana Perrotta. Le discoteche non possono essere il capro espiatorio di problemi di cui non hanno responsabilità, ha dichiarato Maurizio Pasca, presidente del SILB FIPE, in apertura dei lavori questa mattina. Lecce è la seconda città fra le più attive nelle segnalazioni di abusivismo, da qui l'idea di dare al convegno un titolo che richiamasse sia la professionalità del divertimento, sia le giuste mosse per valorizzare il turismo. Chiudersi nel proprio orticello pensando di poter fronteggiare in solitudine le sfide del mercato globale non porta da nessuna parte. Per tale motivo costituire una rete provinciale composta da negozi di vicinato, pubblici esercizi, produzioni agroalimentari e artigianali tipiche salentine implicherebbe risvolti più che positivi nell'ottica di promozione e commercializzazione delle produzioni locali. Questo è il leitmotiv del progetto intitolato Commercializzazione in rete di produzioni locali, realizzato da Confesercenti Lecce con il contributo della Camera di Commercio e il patrocinio dell'Università del Salento. Obiettivo ampiamente raggiunto, commenta Antonio Schipa, direttore di Confesercenti, durante la presentazione dell'iniziativa. Infatti hanno dato la loro adesione 100 imprese del Salento tra agroalimentare, artigianato artistico, ristoratori e negozi di vicinato. Dopo la giornata di riposo concessa, Mister Laird ha fissato la ripresa della preparazione per oggi pomeriggio, quando i giallorossi si ritroveranno alle ore 16.30 al comunale di Squinzano. All'orizzonte c'è la partita contro il Viareggio di Mister Roberto Migiano, ex difensore leccese. Dall'infermeria si attendono buone notizie che riguardano in primo piano Fabrizio Miccoli. L'attaccante di San Donato infatti potrebbe far parte della troupe giallorossa già durante il match da disputare in casa al Via del Mare. Chiaro che ora come ora non risulta ancora possibile conoscere una precisa mappatura delle sue condizioni fisiche. Nel mezzo degli allenamenti settimanali lo staff tecnico valuterà il da farsi e non è detto che non possa recuperare anche il portiere Filippo Perucchini. Per rivedere Bellazzini sul rettangolo verde invece bisogna attendere altre 2 settimane.